Ciao Paola, oggi parliamo di un argomento molto delicato, ovvero quello dei padri separati. Secondo la Caritas, il 25% degli ospiti delle mense per i poveri sono proprio padri divorziati. Fra i senza tetto che incontriamo tutti i giorni ci sono anche quei papà separati che, dovendo pagare gli alimenti alla propria famiglia di origine, come prevede la legge, non riescono però poi ad arrivare a fine mese. Però per fortuna, ed è questa la buona notizia, esistono strutture come quella che vedete qui alle mie spalle che si occupa proprio di aiutare concretamente queste persone che versano in una situazione economica non proprio facile. All'interno del residence che sorge alle porte di Roma incontro la dottoressa Ilaria Perulli, responsabile del progetto Casa dei Papà. La struttura del comune, nuovissima e dotata di tutti i comfort, nasce nel 2009 e comprende 20 appartamenti da 35 metri quadrati. La Casa dei Papà fornisce anche un servizio di supporto psicologico ai padri separati, spazi comuni dove socializzare, zone ricreative per i bambini e offre un servizio di orientamento volto al reperimento di un lavoro. La Casa dei Papà accoglie quello che fino a pochissimo tempo fa si configurava come il ceto medio. Parliamo di impiegati pubblici dipendenti, parliamo di appartenenti alle forze dell'ordine, parliamo di liberi professionisti. Abbiamo insomma un'ampia gamma di professioni e professionalità che oggi rischiano di scivolare verso l'indigenza. Conosciamo Bruno, 45 anni e padre di due bimbi, Matilda e Rosso, che ci sta aspettando a casa. Vista l'ora, speriamo che abbia preparato il caffè. Ne sono convinta, data l'ospitalità partenopea che lo caratterizza. Bussiamo. Bruno, buongiorno! Prego, giusto in tempo per il caffè. Possiamo entrare? Bruno è un ex direttore tecnico teatrale, ma a piangersi addosso proprio non ci sta. È un papà che si separa, ce l'ha sempre la dignità. Anche se va fuori casa, dorme per strada o dorme in una stazione, lui la dignità ce l'ha sempre. Di solito quando finisce un matrimonio cominciano i problemi economici e quindi si vanno anche a guastare i rapporti con la propria ex moglie. È un'emergenza, certo, è un'emergenza sociale perché ne siamo tantissimi e che purtroppo, abbandonando la casa, lasciando i figli, la moglie, si ritrovano comunque a vivere in una situazione dove lo stipendio non gli basta perché deve passare gli alimenti, purtroppo non ce la fa, e quindi molti papà purtroppo o ritornano dai genitori oppure nei casi peggiori si va a dormire per strada, perché succede anche questo. Tu hai avuto un'esperienza? Sì, sì, l'ho fatto anch'io, ho dormito per strada perché effettivamente non sapevo dove andare. In che modo la Casa dei Papà ti sta aiutando? È una cosa importantissima per un semplice motivo, perché finalmente si possono rivedere i figli. Finalmente ho potuto dormire con loro, che erano tanti anni e non potevo. Bruno, come tutti gli altri papà del residence, può disporre di questo appartamento per un anno, versando un contributo di 200 euro al mese, con la possibilità di chiedere una proroga di altri 12 mesi, qualora non avesse trovato ancora un lavoro. La Casa dei Papà è importante per due cose, uno per i bambini e l'altro perché i papà possono comunque fare amicizia, parlare e stare insieme e risolvere i problemi insieme. Una sorta di comunità che funziona. Grazie alla Casa dei Papà, Bruno ha trovato lavoro come custode, ma soprattutto ha ricominciato una nuova vita accanto ai propri figli. Ti ridà la speranza di poter rialzare la testa e poter pensare che può offrire un futuro ai propri figli. And I know that you do.